ospite che vado subito a salutare. Buongiorno Marco, tutto bene? Buongiorno Emeric, buongiorno a tutti, tutto bene, grazie a te. Magnifico, alla grande. E buongiorno anche a Pietro Di Lorenzo, SOS Trader. Buongiorno Pietro. Buongiorno a voi, grazie mille per l'invito. Hai portato le strategie? Sei venuto carico? Sono bello carico, vai sereno. E allora lasciatemi prima cominciare però con Marco Medici per sapere un po' come sono andati i volumi sul mercato Sedex e chiaramente se vogliamo fare anche un po' pillole di educazione finanziaria o novità, sono sempre ben contento io. Allora Marco, da cosa vuoi cominciare? Allora, Emeric, quello che vediamo sui mercati naturalmente si riflette anche su quello che vediamo sul Sedex, quindi quello che stiamo vedendo sui mercati è, insomma, soprattutto in questi ultimi giorni, ma in generale è un trend che va avanti da gennaio, quindi dai primi giorni dell'anno, è una crescita un po' su tutti i mercati, quindi che va a toccare il FTSE MIB, ma non solo, quindi anche i titoli americani ed europei in generale, quindi ecco c'è questo rally di inizio anno, possiamo chiamarlo così, e che sta venendo confermato tra l'altro anche dai risultati che vediamo delle prime trimestrali. Insomma, abbiamo visto Tesla proprio in questi giorni, che reazione positiva ha avuto rispetto a, appunto, agli annunci di quest'ultimo quarterly, quindi dell'ultima trimestrale. Andando a vedere i volumi, abbiamo avuto un aumento intorno del 10%, quindi la settimana scorsa siamo stati intorno ai 53 milioni al giorno di scambi. Abbiamo avuto una crescita abbastanza poderosa del segmento dei cover warrant del 25%, e tendenzialmente questo forse può sembrare scontato. Però quello che vediamo è che c'è un call put ratio positivo, quindi ecco, gli investitori sono più positivi che negativi. Quindi ecco, considerando che il mercato sta salendo e che gli investitori sono in questo momento nella direzione giusta, possiamo dire che stanno un po' prendendo vantaggio di questa crescita, di questi giorni in cui il mercato sale attraverso l'ausilio di prodotti a leva e rialzisti, quindi turbo long e cover warrant call. A questo proposito, se mi permetti, prima delle strategie, Emeric, Certo. visto che si parla di prodotti a leva, e volevo annunciare che abbiamo lanciato come Unicredit, abbiamo espanso la nostra gamma di prodotti turbo open-end, quindi quei prodotti che permettono di prendere una posizione rialzista sul mercato, anche a sottostanti americani. Quindi ecco, ho Ah, parlato e di Tesla. c'hai qualche esempio? Dai, che lo andiamo a vedere. C'è già qualche Sì, guarda, ISIN? ti faccio vedere sul sito come arrivarci, Va così bene, ci ho qua, diventi ancora guarda, io più ho la prima semplice. pagina. Prego, indicami. Perfetto, allora se andiamo nel filtro in alto a sinistra, Che è questo siamo, qua, eccolo lì, filtro, ok. quell'imbuto, Sì, cioè, ce l'ho, suppongo ci ce sia un imbuto, però ecco, andiamo sul tipo di prodotto, possiamo selezionare l'ho. turbo open-end, Sì. Turbo quindi open-end, possiamo devo essere scriverlo in oppure fondo, possiamo preferito. in Turbo fondo con la T. open-end, ok. E poi come sottostante ora avremo anche tutta una serie di sottostanti americani, quindi ecco, possiamo mettere azione, andiamo a mettere per esempio Tesla. Aspetta, Ecco, metto Tesla è il regione nuovo USA sottostante. così almeno mi vengono tutti, no? Teoricamente dovrebbero venirmi tutti qua. Sì. Eccoli qua. Perfetto. Ah, Oh guarda, no, questo hai scusa, fatto una mi cosa sono che io neanche sapevo che si potesse fare, Emeric, quindi scappato. complimenti. Allora, regione USA, faccio ricerca e mi dà tutti i prodotti. Allora, Tutti i qua, sottostanti ecco qua. americani, ecco, per Sì, esempio Alphabet. Alphabet, Tesla, Microsoft, AMD, PayPal, Nvidia, che c'era stato chiesto da un investitore, Nvidia tra l'altro, E non a caso, Meta. visto quello che sta facendo Nvidia, ha fatto bene a No, chiedermelo. infatti. Quindi ecco, tutti gli investitori che volessero prendere posizione, quello, ecco, come Netflix. oltre al fatto, esatto, Netflix, ecco, ce ne sono veramente tanti. Oltre a voler garantire il fatto di avere una gamma importante, quello che vogliamo garantire è il fatto che lo spread sia ultra competitivo, quindi ecco, ci stiamo attrezzando per fare in modo che lo spread sia, se non il migliore, quantomeno a pari merito con il migliore presente sul mercato, e che la size che noi mostriamo sul book sia una size congrua per gli investitori che volessero andare a fare trading. Quindi ecco, questa è la prima missione che facciamo. Io invito gli investitori, appunto i trader, a darci un'occhiata, e poi soprattutto in un'ottica di
piattaforma di emissione, noi Comunicated siamo veramente forti, è un nostro punto di vanto. Quindi nel caso in cui gli investitori volessero dei sottostanti americani, per esempio, visto che sottostanti americani che non avessimo emesso sul mercato e che nessun altro emittente ha, potete contattarci e noi provvederemo ad emettere voti sia long che short per dare la possibilità di espandere la gamma. Quindi ecco, c'è l'investitore che ha una view di un certo tipo su una piccola stock americana e quindi vorrebbe avere uno strumento a disposizione per investirci, che non esiti a contattarci o a contattare te durante la puntata, Emery, che noi possiamo discutere anche insieme. Certo. E provvederemo a emettere, possiamo appunto discutere del livello di strike. Naturalmente quando emettiamo non emettiamo mai in una sola direzione, quindi long o short, ma andiamo ad emettere una gamma che sia quantomeno un paio di prodotti long, un paio di prodotti short, per dare la possibilità a tutti di andare nella direzione corretta. Quindi ecco, questa è la piccola novità della settimana, spero faccia piacere agli investitori. Più prodotti, più competizione, vuol dire che i prodotti diventano più efficienti, meno costosi, appunto abbiamo visto lo spread, e vanno a concorrere per appunto rendere questo mercato ancora più efficiente. Quindi ecco, sono contento di dire che con UniCredit abbiamo emesso questi prodotti e aumentiamo la possibilità di investimento e di trading per gli investitori. Insomma, certificati alla carte proprio, tu alla scegli carta. Alla carta. Alla carta, alla carta. Assolutamente. Guarda, noi insomma siamo fortunati ad avere una piattaforma di emissione su cui abbiamo investito tanto, che funziona molto bene, quindi se possiamo andare incontro ai bisogni degli investitori, noi siamo felici di farlo, naturalmente, quindi assolutamente. Va bene, dai, allora cominciamo con la parte principale del nostro programma, che sono le operazioni, le strategie con i certificati. Per questo abbiamo il nostro Pietro Di Lorenzo, SOS Trader. Allora, qual è il primo prodotto che ci hai portato, Pietro? Sì, guarda, una premessa velocissima. Prego. Mi concentrerò sulle azioni americane. Il tema sono le trimestrali, evidentemente. In questa fase in cui il mercato si è un po' appiattito, dopo l'esplosione iniziale, adesso siamo un po' consolidando in attesa anche delle banche centrali l'1 e il 2 febbraio, vado a caccia di volatilità andando a cercare i dati trimestrali. Ci sono degli opzionisti, io ne conosco uno in particolare proprio di vecchia data, pensa che lavora solo in questo periodo, nel senso che aspetta proprio le trimestrali. Però lavora sulla volatilità, immagino. Lavora sulla volatilità, evidentemente. Noi non facciamo quel tipo di lavoro, ma aspettiamo un exploit o qualcosa di eclatante su qualche titolo americano, tipo Tesla, e poi ne parleremo se vuoi, per magari costruire una strategia a capitale condizionatamente protetto. Andiamo al dunque, partiamo con D000, Hotel sì. Bologna, 6, Hotel 8, Bologna. 6, 8, Udine, Ancona 3. Udine, Ancona 3. Allora, top okay. Bonus, quanto su Apple, giusto? Esatto, partiamo come al solito da una strategia abbastanza conservativa. La peculiarità di questo prodotto, come mia, un po' come il mio costume, non allungarmi troppo nelle scadenze, soprattutto sui top bonus e bonus cap, perché gli scenari sono molto indefinibili con mercati di questo genere. Quindi partiamo dalla scadenza che è piuttosto ravvicinata, 15/06/2023, quindi meno di... quanto mi piacciono quelli che sono in via di scadenza, sono quelli che preferisco io. Sì, perché ormai con l'età facciamo più fatica a tenere i denti stretti che sono molti mesi. Quindi. Il tema qual è? Insomma, in due parole, Apple viene da un'annata difficile, però $125 sembra un supporto che ha il suo perché. E quindi l'idea qual è? Da qui si potrebbe costruire quantomeno una fase di consolidamento. Noi con questo prodotto ci prendiamo più margine rispetto al 125, perché la barriera è 110,09 e oltretutto trattasi di barriera discreta. Ergo, lo ricordo sempre, ma male non fa, che anche se dovesse essere colpito in corso d'opera, i conti si fanno alla scadenza. Quindi la cosa importante è che alla scadenza di giugno siamo sopra a 109. Perché ho fatto menzione alle trimestrali e quant'altro? Questi sono prodotti che io amo prendere in osservazione, soprattutto dopo magari uno storno veloce o qualcosa del genere, perché lo prendi a un prezzo più basso, evidentemente. In questo momento, se lo prendi adesso, più o meno è un rendimento annuale del 7% circa, quindi sarebbe 2,6 più o meno alla scadenza. Insomma, questo ci sta, molto conservativo per chi lo prende subito. Il consiglio che mi sento di dare è: giornata negativa, super negativa, anziché buttare tutto a mare e vendere tutto, andare selettivamente a prendere una roba del genere, si entra con un piccolo vantaggio che male non fa. Quindi conservativo,
ma tutto sommato potrebbe diventare un po' più interessante, magari con uno storno di Apple. Marco, che dici qua? Oh, mi sembra dai, un prodotto abbastanza regolare. Questo era dalla categoria Pietro Di Lorenzo, quello meno rischioso, presumo, Meno rischioso, conoscendoti. meno Ah, rischioso. meno, ecco, conoscendoti, perché se mi partivi da No, questo più quest'anno rischioso. sono all'insegna low profile quest'anno. Bravo, bravo. Marco, che dici? Allora, direi che non è un prodotto da Pietro questo, stavo riguardando per provare dove fosse, il catch, però non, no, direi che cioè, Vabbè, dai, niente appunto, di andando a vedere il tranquillo, rendimento, vediamo lineare. abbiamo un 2,60% da quella scadenza, che analizzato diventa quasi un 7, quindi ecco, quando dicono il prodotto da Pietro, naturalmente si fa per scherzare, perché comunque un 7% annualizzato non è un qualcosa che si trova tutti i giorni, soprattutto su un titolo come Apple e su un titolo, su un prodotto che ha la barriera discreta come questo prodotto. Come dicevi tu, scadenza fra 5 mesi, meno di 5 mesi, perché a metà giugno 2023, quindi ecco, per chi volesse approfittare di questa crescita di Apple rispetto al valore iniziale, sicuramente può essere interessante, perché quota 144 rispetto ai 100, 157, no, è un po' sceso rispetto al valore iniziale, però è passato il tempo, quindi questo fa sì che che il prodotto sia sopra la pari. Allora, Pietro Di Lorenzo, altro giro, altro divertimento. Cosa c'è d'altro? Allora, adesso andiamo su un prodotto, diciamo, delicato, il prodotto è tranquillo, ma è il sottostante delicato, Tesla, e facciamo un piccolo disclaimer su Tesla. Prima è la Lysine DE000, Hotel Sì? Como, 2, Verona, 5, Savona 9. Savona 9. Allora, tu fai il disclaimer, noi lasciamo in sovraimpressione il ticker, così almeno l'ISIN, che così almeno chi vuole se lo copia. Prego. Allora, Tesla è stato uno dei sottostanti che ha fatto più piangere gli investitori in certificati nel 22. Parliamoci francamente, di basso, ha chiuso meno 65 l'anno scorso. Evidentemente, per quanto fossero protettivi i certificati, chiaramente ha generato dei mezzi disastri. Ma Tesla è così. Ti dico le performance che ha fatto negli ultimi anni. Pensa, nel 20 ha guadagnato il 743%, nel 21 il 50%, nel 22 ha perso il 65%. Quindi questa premessa per dire, bisogna sapere in che mari si va a navigare. Tesla è la volatilità per eccellenza. Allora il tema è questo: se piace Tesla ma non si vuole andare diretti sul sottostante, beccandosi nei denti tutta la volatilità, si può edulcorare la volatilità con strumenti di questo genere. La punto forte di questo prodotto è la barriera. Guarda, Emeric, la barriera è posizionata a 75 dollari. 75 dollari vuol dire meno 50, anzi meno 52% circa da questi livelli, che in condizioni, diciamo, se fosse un sottostante normale sarebbe una barriera a distanza siderale, considerando che mancano meno di 5 mesi, visto che Tesla no, nel senso che i movimenti sono brutali. Il rendimento è più goloso del precedente, perché? Perché la barriera in questo caso è continua. Quindi basta che in corso d'opera, da qui alla scadenza, anche per un secondo, il sottostante vada sotto 75,21, si perde la protezione e il prodotto replica l'andamento del sottostante. Quindi questo è un prodotto per chi pensa sostanzialmente che, diciamo, Tesla potrebbe da qui ai prossimi meno di 5 mesi non fare un altro mezzo disastro, perché già l'ha fatto l'anno scorso, e magari avere un andamento anche decrescente, ma non drammatico, del meno 50 in 4 mesi e mezzo. Il prodotto paga discretamente, perché comunque parliamo di un 11,20% annuo. E quindi, insomma, questo è un prodotto per chi pensa che tutto sommato la discesa drammatica di Tesla sia interrotta e ti dà il vantaggio di guadagnare sia se Tesla sale, sia se è laterale, e sia anche se ha un ribasso non supera il 50%. Dai, anche qua non lo so, ma abbiamo chiamato il Di Lorenzo che conosciamo noi, Marco, perché qua mi sembra. Ora va bene il sottostante, però mi sembra un prodotto abbastanza tranquillo anche questo. Guarda, forse sta invecchiando. Mi viene da dire questo. Niente, dai, andiamo sulla terza strategia, vediamo la terza strategia. Se pure quella è morigerata, allora no, basta, sta cambiando il mondo, prego.
dai, mi mettete uno stress da prestazione non banale, vabbè. Dai, prego, qua. Terza strategia, die 0-0-0, Hotel Como, 2, sì. Juventus, quadro, 9-7. Allora, vediamo un po'. No, Hotel Como, 2, Juventus, quadro, 9-7. C'è qualcosa di strano, no, qua. Perdonami, scusa, Emeric, non è quadro, ma è... No, è quadro, sì. Quadro, 9-7. No, non è Juventus, è York. Okay. Quando c'è la Juventus vado sempre. Va bene, allora Cash Collect, Worst Off, Quanto, Autocollab, Poniere Composto, Ancora Cola, McDonald's e Uber. E beh, già vedi che qua mi sta tornando il Di Lorenzo che conosco io. 102,23 di lettera abbiamo. Allora, che tipo di prodotto è questo? Prego. Guarda, questo è un po' più complesso, sempre sottostanti americani. Questo è un prodotto. Ti dico la verità, ho visto il successo dell'emissione di Eni, ho visto che Google per un giorno aveva più ricerche su obbligazione Eni che su Shakira, quindi questo mi ha fatto riflettere sul fatto che evidentemente c'è interesse rispetto a questi prodotti che offrono cedole, serenità e quant'altro. Il primo tema la prima peculiarità di questo prodotto è la cedola incondizionata con 0,75 mensile, cioè succeda quel che succeda, questo qui ti dà 0,75 tipo l'affitto mensile ogni mese a prescindere dall'andamento del sottostante. Quindi parliamo di un 9% anno. La seconda cosa che mi piace è che dal dicembre 2023 chiaramente possiamo andare di fronte a un rimborso anticipato. Quindi se la performance del peggiore è pari superiore al livello di rimborso anticipato, finisce la partita, ti tieni le cedole, incassi l'ultima e bene così. Altra cosa interessante è lo step down, una peculiarità che mi piace, quindi via via che passa il tempo questa barriera si abbassa sempre e quindi le possibilità di richiamo anticipato sono sempre maggiori. Quindi in definitiva è un prodotto che ha senso per chi ha questa intenzione di avere un rendimento periodico, vuole anche ottimizzare lo sdraio fiscale, perché ricordo che a differenza ad esempio dell'obbligazione su Eni, quindi obbligazione tradizionale, le cedole di Eni non possono essere compensate con un'eventuale minusvalenza perché non vanno a interrogare lo zainetto, invece in questo caso essendo reddito diverso la cedolina mensile che prendi se hai lo zainetto pieno va free tax. Che cosa succede a scadenza? Molto banalmente due cose: se il peggiore dei tre sottostanti è sopra la barriera, bene, ultima cedola la incassi e rimborsi e rimborsa 100. Se invece il peggiore dei tre sottostanti è sotto la barriera, che tra l'altro è molto profonda, al 50%, ahimè, il prodotto replica l'andamento del peggior sottostante. Quindi diciamo è un prodotto con tre sottostanti abbastanza, come dire, direi robusti, Coca-Cola, McDonald's e Uber, che dà queste cedoline, diverso dal precedente, più di lungo termine, ma secondo me è interessante anche per ottimizzare il discorso fiscale. Allora, Marco, qua l'ottimizzazione dello zainetto fiscale sembra un tema che interessa. Prego, Marco. Ma guarda, questo è uno dei prodotti emessi da poco che vanno un po' nel trend di quello che stanno facendo gli emittenti queste ultime settimane, quindi barriere molto profonde. In questo caso abbiamo una barriera del 50% e per andare ad aggiungere quella che è un profilo conservativo, se vogliamo chiamarlo così, ci abbiamo messo due cose in più che sono, come diceva Pietro, i premi fissi, quindi il 9% l'anno di premi fissi, che comunque è interessante perché ne abbiamo parlato sempre, insomma c'è spesso anche con Pierpaolo, cioè una sorta di airbag, non chiamato airbag, perché comunque noi sappiamo che anche se uno è sottostante dovesse crollare, noi abbiamo un 27% che ci viene pagato da qui a fine di vita del prodotto. E un'altra cosa che aiuta il profilo appunto conservativo è lo step down. Tra l'altro, io mi ricordo di qualche settimana fa che eravamo in una puntata con Temeric, abbiamo presentato un prodotto un po' più vecchio che non aveva l'effetto step down sull'autocall e arrivò un commento via messaggio, via WhatsApp, non mi ricordo, che tu lessi, che era in questo momento nessuno compra più prodotti che non abbiano lo step down sull'autocall. Ecco, era una frase magari un po'...
assolutista, quindi non è, insomma, bianco e nero come sappiamo, però è vero che soprattutto dopo l'anno che abbiamo vissuto gli investitori cercano quella che è l'effetto step down sull'autocall, quindi ecco, sembra molto complicato dire step down sull'autocall, ma cos'è? È il fatto che si parte da un certo livello per la scadenza anticipata e questo livello scende un pochino ogni dato man mano che passa il tempo. Sì. Nel nostro caso è il 5% ogni tre mesi, quindi si parte dal 100% e si arriva al 65% rispetto al valore iniziale alla fine, e, però ecco, è un andate a vedere le condizioni definitive per capire se è il 65 o il 70 o il 60, non mi ricordo, però ecco, è una questione di facilitazione del rimborso anticipato, che sicuramente è importante, sicuramente gli investitori è una cosa che guardano. Ah beh, rimborso anticipato, voi lo sapete che io sono un sostenitore del rimborso anticipato, prendo tutto quello che posso prendere e poi rilascio il capitale per investirlo da un'altra parte. Bravo. Che dire, ci sono persone invece che preferiscono tenerseli i prodotti, attenzione, poi lì dipende sì, un po'. Sì, sì, è come... una discussione... Sì, 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 non è bianco e nero, giustamente, come dici tu, assolutamente. Va bene, allora, siamo arrivati al termine della nostra puntata di oggi. Pietro Di Lorenzo, io ti ringrazio come sempre. Pietro, hai eventi in calendario o qualcosa da ricordare ai nostri telespettatori o sei libero da impegni che non siano la borsa tutti i giorni? No, la seguo evidentemente, ma il 31 marzo c'è Investing Napoli, insomma... Ah, cominciamo da lontano, allora, Investing Napoli, potete già iniziare a organizzarvi, 31 di marzo, insomma, uno degli eventi, anzi, oramai l'investing sta diventando uno degli eventi di punta, italiani sul trading. Piano piano il nostro Di Lorenzo ha fatto crescere questa creatura e tra un po' andrà con le sue gambe, Pietro, la storia della nostra vita. Guarda, è un modo per restituire un po' alle mie due città di adozione che sono Napoli e Roma quello che mi hanno dato, quindi mi sembra doveroso almeno una volta all'anno portare il centro della finanza operativa, una volta a Napoli, una volta a Roma, e devo dire il pubblico risponde bene, perché ti assicuro che anche qui al sud c'è un grandissimo interesse per il mondo della finanza operativa che viene semplicemente intercettato dai nostri eventi, che effettivamente crescono bene, ma insomma, sono molto felice di questo onestamente. Ciao Pietro, Pietro Di Lorenzo, SOS Ciao, Trader. Marco, tu appuntamenti, cose da ricordare? Allora, il giorno di San Valentino, il 14 febbraio, potremmo scambiarci gli auguri di San Valentino in torre da noi in Unicredit, perché faremo un evento, quindi manderemo la mail nei prossimi giorni, però chi volesse iscrivervi trova già la possibilità, c'è un banner sul nostro sito, quindi ecco, 14 febbraio nel pomeriggio, ci sarà Pierpaolo Scandurra come ospite. E un nostro trader, quindi, e io e i miei colleghi naturalmente, quindi chi volesse si può iscrivere tramite il banner che è presente sul nostro sito, chi invece fosse del sud Italia ci potrà trovare anche noi a Investing Napoli, perché saremo presenti anche noi, quindi non dovete venire per forza a Milano il 14 febbraio, ma veniamo noi giù in occasione di Investing Napoli, quindi ecco, do un assist a Pietro anche in questo senso. Va bene, allora grazie mille a entrambi i nostri ospiti, grazie tante Marco, alla prossima, e ringrazio anche i nostri telespettatori per la consueta attenzione che ci accordate, e vi invito come sempre a rimanere su Classe NBC. Grazie a tutti.